Curcio mi ha informato ieri, come sapete, che oggi non può essere con noi, era previsto che sarebbe stato con noi, ma non può essere con noi perché è sulle zone colpite dal terremoto con il pontefice, per questo è un momento davvero importante. Abbiamo qui il professor Reticini dell'ufficio di rischi idrogeologici del Dipartimento della Protezione Civile, quindi è la persona specificatamente interessata da questo ambito, e ovviamente, anche se gioca in casa, Erasmo D'Angelis, che come sapete è in capo della struttura di missione di Palazzo Pucci. Saluto anche con grande gioia Mario Fimiceo, professor Fimiceo, già sindaco di Firenze e ora vicepresidente del Comitato Firenze 2016, ma vicepresidente molto operativo, perché i presidenti sono due personaggi che si devono occupare di molte altre cose. Presidente Enrico Rossi, qui rappresentato la vicepresidenza Monica Barni, saluto, e il sottoscritto. Ma credo che sia io che Enrico possiamo dire sono tranquilli, perché non solo Mario del Liceo si dedica con grande passione, e l'ho constatato, a questo progetto del Comitato Firenze 2016, ma è anche supportato da un team di tecnici, professori, professor Federici di qui e molti altri che coadiuvano il lavoro. Saluto anche Mauro Grassi della presenza del Consiglio dei Ministri, che segue, come sapete, ha seguito tutto il progetto Italia Sicura dal punto di vista operativo, progetto che esattamente il 4 di novembre di un anno fa, 2015, abbiamo sottoposto al confronto con il governo, che poi è scaturito il giorno stesso in una firma importantissima che ha consentito di liberare immediatamente le risorse, primo stralcio di quel progetto, per tutte le città metropolitane italiane, il che significa per Firenze, come ben sapete, lo sblocco di interventi rilevanti, fra cui anche quello riguardante le casse di espansione, oltre che la diga di Levane, oltre che tutto il residuo cosiddetto secondario che è interessato appunto dagli interventi di messa in sicurezza idrogeologica e anche le opere anche all'area della Cina dell'Arno e del resto della Toscana. Quindi questo 4 novembre del 2016 non sarà soltanto un momento di ricordo, non sarà soltanto una cerimonia per quanto importante, toccante, rilevante, ma sarà anche l'occasione per fare un punto concreto, quanto mai concreto, devo dire, di quello che abbiamo realizzato negli ultimi mesi, negli ultimi anni, sul fronte della messa in sicurezza. Se è vero che sono stati persi tantissimi anni, è altrettanto vero che mai avevamo raggiunto un ritmo di opere realizzate nel corso degli ultimi 24 mesi. E questo è sotto gli occhi di tutti. C'è molta strada da fare, ma la cosa bella, ed è l'argomento della conferenza stampa di oggi, è che il 4 di novembre prossimo sarà il momento in cui non solo Firenze, non solo l'Italia, tutto il mondo ricorderà con trepidazione, con trasporto, con grande gioia, oltre anche a me, con tristezza, pensando alle vittime di quella tremenda alluvione, oltre che ai danni sul patrimonio culturale, pubblico e privato della nostra città, e quindi un misto di sentimenti e emozioni che troveranno il culmine proprio nella giornata del 4 di novembre. Protagonista di questa giornata sarà il nostro palazzo, Palazzo Vecchio, il Salone del Cinquecento, dove vi sarà il raduno degli Angeli del Fango. La serata del 4 di novembre terminerà con una riedizione della famosa fiaccolata del 4 novembre del 1966. A un anno dall'alluvione, le ferite di Firenze erano ancora tutte aperte, i fiorentini avevano vissuto un anno straordinario di solidarietà, di ricostruzione, di speranza. Quella fiaccolata è ancora oggi ricordata da chi la visse, migliaia e migliaia di persone, e la rivedremo a distanza di 50 anni. Le celebrazioni di questo 50° anniversario in realtà interessano un periodo molto più ampio. Cominceranno il 2 e il 3 novembre con il ritrovo dei sindaci delle città, campionati di tutto il mondo, che si
daranno appuntamento sempre qui a Palazzo Vecchio e poi proseguiranno anche oltre il 4 di novembre fino al 6 di novembre in piazza Santa Croce, quando tutti insieme celebreremo la giornata del volontariato sotto il coordinamento del Dipartimento della Protezione Civile nazionale e regionale, appunto una giornata dedicata a tutto quello che l'Italia ha compiuto in termini di progresso tecnologico, di capacità organizzativa, sotto il profilo del volontariato, senza le migliaia di persone che da ogni angolo del mondo, dalla GESCI come dalle associazioni di volontariato, dalle università come dai centri di restauro d'Italia e del mondo, o anche semplici persone, senza quella grande ondata di volontariato internazionale, Firenze non si sarebbe rialzata così velocemente. Non credo di commettere un errore nel dire che il moto di volontariato espresso nella sua, come dire, più suggestiva immagine attraverso gli angeli del fango, ma ben più ricco del solo fenomeno degli angeli del fango, sia stato il primo caso di mobilitazione globale per la ricostruzione di una città colpita da una catastrofe naturale. Certamente il primo caso mediatico, io ho parlato con decine di persone, sono venuti a trovarmi degli angeli del fango da Washington, ricordano come se fosse ancora oggi le immagini di bianco e nero sulla televisione di tutto il mondo della regione di Firenze. Questo elemento ha rappresentato un punto di rottura e di svolta, io direi, non solo nel modo con cui si organizza il volontariato a livello internazionale, ma anche nel modo con cui abbiamo imparato a salvaguardare e a ricostruire le opere d'arte, i beni culturali, il patrimonio culturale. Quindi l'incontro con gli angeli del bello, come sapete, è quasi certamente alla presenza del capo dello Stato, siamo in contatto con il Quirinale per ottenere questa importante testimonianza, non solo istituzionale ma anche simbolica. Questo 4 di novembre sarà davvero una giornata memorabile, carica di emozioni, e sono certo, perché lo sono state del resto tutte le altre commemorazioni, ma questa è speciale, è un giro di boa, se vogliamo dirlo, è mezzo secolo, ed è mezzo secolo che ci consentirà davvero di fare un primo importante bilancio. Quindi, prima di chiudere e passare la parola ai nostri ospiti, io rivolgo a tutti gli angeli del fango di tutto il mondo un invito a venire a Firenze quel giorno, a rivivere quel giorno l'entusiasmo, il dolore, la sofferenza, la partecipazione, la passione che hanno vissuto in carne ed ossa da veri e propri protagonisti tra le strade e le piazze ferite dal fango, dall'acqua, dall'inondazione 50 anni fa. Sono sicuro che sarà una giornata indimenticabile, ma questa volta una giornata di speranza e di festa, non una giornata di lutto, anche se non dovremo mai dimenticare le donne e gli uomini che morirono quel giorno accanto al patrimonio culturale che fu devastato. Sono certo che in questo ritrovo potremo riscoprire la grande forza non solo del nostro paese, che è davvero vissuto come patrimonio mondiale da tutti, ma anche la capacità del nostro paese e delle nostre comunità a rialzarsi in piedi, grazie ad una rete di volontariato, di solidarietà che è davvero priva di eguali. Ci sarà quindi certamente l'occasione di riparlare con i testimoni viventi di quelle ore, di quei giorni, dell'alluvione, e ci sarà allo stesso tempo l'occasione di immaginare i prossimi 50 anni. 50 anni nel segno non solo del recupero, ma nel segno della prevenzione e della consapevolezza del valore del nostro territorio, della nostra terra, del nostro mondo. Sarà un lavoro rivolto sia ai nonni,
coloro che nel 1966, 18enni, 20enni, 25enni, presero un zainetto dal Canada, dagli Stati Uniti, dall'Olanda, dalla Germania, dall'Inghilterra, dal Trentino e dalla Sicilia e vennero qui, ma anche per parlare dei loro nipoti, dei ragazzi di oggi, che grazie al cielo hanno una consapevolezza ancora più forte del valore dell'ambiente, delle risorse naturali, ma una consapevolezza che deve essere corroborata dalla responsabilità delle istituzioni, deve essere confermata dalla nostra capacità di far sì che tutto ciò che avvenne 50 anni fa non si possa mai più ripetere. Questo è l'augurio. Io rivolgo, spero, un aiuto dei media, delle televisioni, dei giornali, insieme all'invito nuovamente, perché quel 4 di novembre tutto il mondo possa nuovamente abbracciare la nostra città, la città più bella del mondo, la nostra Firenze. Vi ringrazio. Come è stato detto prima, ho provato a utilizzare il compagno Curcio, che purtroppo non può essere presente. Noi guardiamo a questo appuntamento al quale abbiamo aderito con grande soddisfazione e con grande entusiasmo, perché in qualche modo la riunione di Firenze rappresenta una svolta nelle dinamiche di protezione civile. Ricordo a tutti che la prima legge di protezione civile è del 1970, la 996, ed è stata fatta proprio a seguito dell'esperienza che si era maturata qua a Firenze. Inoltre, altra cosa importante, come è stato anticipato dal sindaco, Firenze ha costituito in qualche modo in luce l'idea di un'organizzazione di volontariato di protezione civile, quindi da quell'esperienza è maturata poi la disciplina, l'organizzazione del volontariato di protezione civile, prima in forma singola e poi in forma associata. Il terzo aspetto è che probabilmente ci si è posti come sistema di protezione civile per la prima volta di fronte al grande tema della tutela del patrimonio storico artistico. E quindi questi sono tre aspetti che noi in qualche modo ricordiamo. Come li dobbiamo attualizzare? Intanto, diciamo, presentando, come è stato detto, un sistema di volontariato organizzato e maturo, che è quello che poi in questi giorni purtroppo dobbiamo intervenire in occasione del terremoto che ha colpito l'Italia centrale, ma che comunque poi interviene ovunque, sia a livello locale, sia a livello nazionale, ma anche in ambito internazionale. L'altro aspetto importante è che in questo momento si è trovata anche il giusto equilibrio tra due attività di protezione civile estremamente importanti. Da un lato la prevenzione strutturale, che è incardinata sulla struttura di missione, dall'altra quella non strutturale, che è quella che fa capo proprio propriamente al sistema di protezione civile in termini di informazione e così via. Che cosa vogliamo trovare per il futuro? Quindi andando indietro allo stimolo del sindaco, che cosa immaginiamo per i prossimi 50 anni? Il traguardo che vorremmo raggiungere è quello appunto di città resilienti, che in questo senso diciamo, questo territorio ha dato un'ampia testimonianza di credere in questo progetto, ma soprattutto riduzione dei disastri. L'obiettivo complessivo del pianeta è quello della riduzione dei disastri. Quindi siamo contenti di poter dare il nostro aiuto, il nostro contributo, ma anche la nostra partecipazione nella visita appunto che si svolgeranno nei primi giorni di novembre, perché riteniamo che veramente questo possa essere un punto di svolta per l'intero sistema, ma anche per far crescere in tutti la consapevolezza dell'importanza di questi temi, che qualche volta magari indirettamente ci sfuggono, se non nel momento in cui purtroppo si verifica qualche situazione calamitosa. Sicuramente non soltanto il 4 novembre, ma quella settimana diventerà anche a livello nazionale un punto di riferimento per una serie di cose, intanto per la memoria, perché anche diciamo, il racconto che ti fa venire il magone, ce ne saranno tanti, quello va bene, tanta retorica va bene anche in quel giorno, perché ricordo quello che è accaduto, la città senza soccorsi per 3-4 giorni, una cosa oggi impensabile, no? Se ricordiamo anche alla matrice, abbiamo una struttura di soccorsi e di soccorritori veramente un'eccellenza mondiale. Allora Firenze è stata isolata per 3-4 giorni.
quindi la città auto-organizzata, l'arrivo spontaneo, come ricordava Dario, di tanti giovani da ogni parte d'Italia, dalla Toscana, insomma da tanti paesi del mondo, quindi il ricordo, l'accoglienza. 10 anni fa non riuscimmo a rintracciare 2186 angeli del fango. Ora, insomma, l'appello è stato lanciato, non ci furono soltanto i giovani, ma ci sono stati anche i soldati di terra, ci sono stati elicotteristi che hanno salvato 2600 fiorentini che erano sui tetti per tante ore, due, tre notti. Quindi, insomma, c'è stato davvero un soccorso spontaneo e poi man mano organizzato importante. Quindi quel giorno diventerà davvero un giorno dove la memoria rivivrà e insomma la farà rivivere anche Antonina Bargellini, che sta facendo un lavoro eccezionale sull'archivio comunale con delle storie veramente struggenti, perché quando uno vede insomma da diversi paesi africani arrivare gli aiuti in quel 66 a popolo fiorentino, insomma davvero si ribatte il mondo, no? Ti si apre il cuore. Anche Franco Mariani, che tiene viva la memoria anche delle vittime, insomma sarà una giornata importante, però sarà una giornata importante, sarà una settimana importante anche per altre cose. Il governo organizza un'intera giornata di incontri nel Salone 500 per fare il punto, tagliando sul dissesto idrogeologico dal punto di vista della rischiosità del paese, ma dal punto di vista anche delle cose che sono state, diciamo, messe in piedi, i finanziamenti, le opere, il piano nazionale di opere e il progetto Casa Italia, nel cui progetto Casa Italia c'è ovviamente anche l'Arno e c'è Firenze in maniera molto, molto forte, lo ricordava prima Dario. Sono finalmente in corso i lavori da un paio di anni, sono partite le opere che erano state immaginate dopo il 66, un po' tanto ritardo, però diciamo i cantieri sono aperti, sono 4 casse di espansione al monte della città, più il rialzo della diga di Lema che permetterà di fermare a monte qualcosa tra 45 e 50 milioni di metri cubi di acqua, sono quelli che non danno la città, sono lavori, c'è qualche camaggine, sono un po' di anni davanti a noi, però quelle opere già progettate e in parte già in cantiere, più, e lo annunciamo oggi, un piano bis, diciamo l'anno 2, che riguarderà la Val di Siepe, quindi a maggior ragione ci sarà una sicurezza ancora maggiore per dormire ancora più tranquilli. Quindi quelle opere sono dentro Casa Italia, sono opere che poi presenteremo per bene il 5 con tutti i ministri, riguarderanno poi regione per regione tutti i livelli di rischio e tutti i livelli di opere. Quindi sarà poi il 6 appunto con la protezione civile, con il volontariato di protezione civile sarà un'altra bellissima giornata. Quindi sarà davvero un appuntamento centrale, importante, nazionale, dove ovviamente diciamo la parte emozionale, la parte del ricordo, la parte di ciò che accade in quel 66 sarà davvero una cosa eccezionale. Quindi insomma l'accoglienza con Firenze la sa dare, la saprà dare, la solidarietà, insomma anche l'accoglienza di angeli del fango che non possono permettersi di stare qui 3 giorni, quindi anche quella parte è prevista, no? Quindi con il sindaco che si è impegnato in prima persona insomma, per favorire sconti, insomma, anche da parte delle famiglie che vuole accogliere, insomma, si faccia avanti. E quindi c'è anche una solidarietà di questo livello. Quindi insomma, sarà davvero una bella settimana. Dato il senso che vogliamo dare a questa settimana, non un senso di ricorrenza, memoria, ricordo, ma anche di riflessione, di proposizione per il futuro. Io voglio solo aggiungere che in questi mesi abbiamo sperimentato una modalità di collaborazione molto intensa tra la Regione, il Comune di Firenze, gli altri comuni, Comitato Firenze 2016, per
insieme che riguardassero sicuramente la città di Firenze, che è la città che è stata maggiormente colpita dall'alluvione, ma anche tutti i comuni toscani che comunque avevano avuto gravi problemi in quei giorni e che quindi era importante ugualmente ricordare. L'azione di sistema è sfociata nella costruzione di un sito che abbiamo messo online da poco, Toscana Firenze 2016. In questo sito ci sarà una sezione dedicata proprio agli angeli del palco. E quindi non sarà un sito aperto e chiuso solo per le celebrazioni, ma sarà un sito che si potrà continuare ad implementare, appunto perché possiamo continuare a fare tesoro di quello che è successo per fare sempre di più nel futuro. Grazie. Il sito internet per l'occasione, per le prenotazioni alberghiere, daremo poi nel comunicato stampa l'indicazione del sito, oltre che una lista di servizi e poi un numero di telefono che credo sia legato sempre all'accoglienza delle prenotazioni o anche a delle informazioni logistiche, diciamo. E poi presso la regione Piazza dell'Unità sarà allestito un punto di accoglienza per tutti gli angeli del fango con la distribuzione di un kit di benvenuto tra il 2 e il 3 di novembre. Anche questo fa parte, diciamo, di tutta la presenza, perché presumiamo che cominciano a venire già nei giorni precedenti e ci auguriamo che siano veramente moltissimi. Il 4 di novembre è il fulcro di una serie di iniziative che in realtà sono già cominciate. Mi ricordo di memoria celebrative, io ho partecipato a una bellissima toccante iniziativa nel quartiere 3, che tutti i quartieri della città, che ricordavano Monica Baggio, tutta l'area metropolitana è stata interessata, ma a Firenze non solo le piazze del centro, ma il Gavignano, per non parlare della zona di Isolotto, ovviamente, tutto il bacino che va verso la piana. E ho partecipato a un bellissimo ricordo con gli abitanti del quartiere 3, c'era Alessia Pettini, anche lui, che hanno allestito una mostra del quartiere. Quindi un altro appello è a tutti coloro che hanno una testimonianza, una fotografia, un qualcosa che ci possa ricollegare, portatele, perché i quattro siano solo ritrovati tutti in angeli del fango, ma una mostra itinerante, vivente, nella quale ciascuno potrà mostrare un segno tangibile di quei momenti, di quelle ore. Dicevo però, c'è tutto un calendario molto ricco di eventi, di iniziative, di progetti, di attività che è coordinato dal Comitato Istituzionale Firenze 2016 e per questo do la parola a Mario Pellicelli. Mi fa particolarmente piacere che sia Mario il presidente di fatto del Comitato, non solo perché è stato uno dei grandi sindaci della nostra città, ma perché ha delle testimonianze dirette e indirette di quell'alluvione ed è quindi la persona con tutte le caratteristiche per poter coordinare questo lavoro. Lo sta facendo egregiamente e per questo a nome di Firenze colgo questa occasione per ringraziarti, caro Mario. Quello che veramente sta facendo tutto è da 3 anni che si sta occupando a tempo praticamente pieno di questo comitato, come il collega Giorgio Federici, che veramente è l'anima di suoi collaboratori di quello che sta facendo il comitato. Sì, io per ragioni anagrafiche sono, per vostra fortuna, uno dei pochi presenti che era presente anche in quel periodo, perché immodestamente si può fregiare del titolo di angeli del fango, ma effettivamente vuol dire gli angeli del fango famosi ce ne sono molti, forse non tutti sanno che il nostro attuale arcivescovo, probabilmente era giovane seminarista, venne a fare il volontario a Spada del Fango a Firenze. È importante ricordare questa testimonianza di solidarietà, anche tenendo conto che il potenziale di questa mobilitazione mondiale che c'è stata nel San
oggi risulta moltiplicato per un fattore molto alto che è dato dall'organizzazione della protezione civile. Se un movimento che sostanzialmente si auto-organizzò, e io vi potrei raccontare mille episodi di questa organizzazione, nel bene e nel male naturalmente, perché poi c'era la sua posizione, eccetera, ma se quel movimento riuscì a fare tante cose così importanti, quanto più lo può fare oggi quando è diretto e organizzato da una struttura che ha dimostrato, purtroppo dobbiamo dire, per le molte calamità non si è trovato ad operare, ha dimostrato la sua capacità di coordinamento e di efficienza. E a proposito di coordinamento, ritornando al discorso del comitato, il comitato sostanzialmente accertato, e direi che ci è riuscito abbastanza, di evitare che le iniziative fiorissero un pochettino a gusto, in maniera magari anche sovrappusta e magari anche coincidente o addirittura conflittuale. Accettato semplicemente di mettere insieme, e questa è una cosa importante, mettere insieme, ormai attualmente siamo quasi un centinaio di istituzioni, le quali ognuno per conto proprio, ognuno per forze di spesso, ha pensato e organizzato qualche cosa. E in questo senso è in preparazione, purtroppo non è stato possibile averlo pronto per oggi, una piccola brochure in cui specialmente voi che avete fatto la professione di informazione avrete un quadro di tutto quello che si svolge in Firenze e in Toscana, perché effettivamente il comitato che inizialmente era a Firenze nel 2016 giustamente è diventato Toscana nel 2016, perché non dimentichiamo che l'alluvione del 66 è stata qualcosa che certamente ha colpito fortemente Firenze, ma ha colpito molte altre zone di Toscana. E mi piace molto questa cosa che ci è stata detta oggi, del fatto di prendere l'occasione della Comune di Firenze per fare il punto sulle varie iniziative che si stanno prendendo, si sono prese, e fare un pochettino il tagliando di queste iniziative a livello italiano. Cioè, se Firenze mette a disposizione in qualche modo questa tragedia che l'ha colpita, perché molte tragedie possano essere limitate o addirittura alleviate, beh, sicuramente Firenze avrà fatto il suo conto. A proposito di resilienza, devo ricordare anche che il comitato ha spinto e promosso, ha fatto in modo che l'Accademia Nazionale dei Licei tenesse a Roma un importante convegno internazionale con tutte le accademie del mondo sulla resilienza delle città d'arte di fronte alla casa naturale, ed è intitolato a Firenze 1966. Io credo che Firenze abbia dato e stia dando un esempio importante anche per molti altri aspetti. Mi ricordava adesso Erasmo che Firenze è la prima grande città attraversata da un fiume importante, in cui adesso il problema della purificazione delle acque è stato risolto, cioè non c'è più nessuna fogna che scarica dentro l'acqua. Mi fa piacere sottolineare questo fatto, perché questo è l'impegno che una cosa del genere è qualcosa che alle amministrazioni non dà nessun lustro, ma soltanto grande, perché ci sono lavori per le strade, eccetera, eccetera, ma è un fatto fondamentale. Noi abbiamo un fiume che, nei limiti di quello che può essere, è un fiume molto più pulito di quanto non fosse in passato. C'è un'altra cosa importante da ricordare: il rapporto con il fiume, il rapporto della città con il fiume, che non è mai stato un rapporto di vera amicizia, e probabilmente in questo modo
si può, perché non c'è niente di meglio anche a livello di corsi d'acqua, secondari, che il controllo anche sociale, eh? Il controllo sociale e la cura delle sponde fatte da parte della popolazione, perché come al solito, lo diceva benissimo Dario un tempo fa, il lavoro congiunto della disponibilità, dell'impegno della popolazione e quello delle istituzioni dà una sinergia che altrimenti, senza la quale il controllo dei problemi non si può. Sempre a proposito dell'amicizia con il fiume, un'altra cosa che cui è stato promotore è stata la conoscenza del fondo del fiume. Cioè, come voi sapete, forse avete già dato notizia di questo, ma insomma forse è bene ancora ricordarlo ora, noi adesso sappiamo, perché è stato fatto il rilievo dell'alto del fiume, come è fatto il profilo del fiume in tutto il mondo del suo tratto umano. E io penso e spero che in futuro sia possibile fare un'altra cosa, che è probabilmente una cosa che costa un po' di più di quella di fare il rilievo, che è il modello fisico dell'anima del contatto umano, perché si possa vedere su un modello in scala quale sarebbe l'efficacia e l'effetto delle varie misure di prevenzione che si possono fare. Bene, un'ultima cosa che mi è stato raccomandato di dire, ci sarà anche per questo anniversario uno speciale amico filatelico, e il francobollo che sarà fatto riporterà un disegno fatto dai bambini di una scuola di Pergamo che ha avuto un concorso che anche a cura del comitato è stato fatto. Quindi diciamo questo francobollo, che sicuramente andrà nelle collezioni degli appassionati, riporterà Firenze, ma riporterà anche la presenza di questi cittadini romani in fondo, che sono i destinatari di tutto quello che oggi facciamo, perché quello che oggi facciamo lo facciamo certo per ricordare, ma come abbiamo detto con il comitato, il nostro lavoro è 3 più 3, cioè 3 anni prima, però vogliamo che continui 3 anni successivi. Cioè vogliamo che da questo anniversario parte una serie di iniziative che possano rassicurare anche il futuro possibile alla città di Alberto. Yolanda qui a Palazzo Vecchio che mi ha confermato che sarà presente una delegazione dei soldati dell'esercito di Sua Maestà, la Regina d'Olanda, gli stessi che allora ventenni vennero inviati dalla Regina d'Olanda a salvare la città nel 1967. Ci saranno moltissime altre iniziative di questo tipo, parteciperanno tutti gli ambasciatori dei paesi coinvolti. Il secondo aspetto riguarda anche il Consiglio Comunale, c'è cioè la Presidente della Commissione Cultura Federica Giuliani. Il Consiglio Comunale dedicherà una seduta, appositamente una seduta aperta, rivolta all'alluvione, e desidero ringraziare in particolare l'ufficio di gabinetto, Manuele Draghero, che ha seguito il conto di Palazzo Vecchio con l'avvocato Francesca Santoro dell'ufficio del sindaco, tutto il lavoro, e vi posso assicurare che è un lavoro faticosissimo che va avanti ormai da un anno, di paziente tessitura dei rapporti istituzionali con i comitati, con le varie realtà, diciamo, culturali e non solo della città. Quindi arriveremo al 4 novembre e sarà il punto di un lavoro che va avanti da più di un anno, direi. Quindi sarà davvero, penso, una bella soddisfazione per tutti noi. Ci sono poi moltissime altre cose da dire, vedremo nel corso di questi giorni, perché manca esattamente un mese, oggi è il 4 di ottobre, abbiamo scelto apposta questa data evidentemente per la conferenza stampa, mancano 30 giorni e 30 giorni nel corso dei quali speriamo davvero di avere una grande risposta di partecipazione da parte di Angeli e Fanno di tutta la Toscana e di tutta l'Italia, di tutto il mondo.
Bene, la parola a voi, se ci sono domande vi prego di farle alla platea.